Ben ritrovati a 110 Lab, speciale bonus 110%. Saluto subito i miei ospiti perché i temi sono tanti, come le novità legate proprio ai bonus edilizi. Allora, ritroviamo Massimo Cairoli, costruttore, ben trovato. Buonasera a tutti, ciao Roberto. Oggi è venuto a trovarci anche l'ingegner Riccardo Cremilli, ben trovato. Buonasera Roberto, buonasera Massimo. Allora, un parterre d'eccezione come vedete. Allora, noi cominciamo così oggi perché le novità sono tante. Ogni puntata c'è qualcosa di nuovo da spiegare ai nostri telespettatori che poi, come tutti noi, sono degli utenti o lavorano nell'ambiente. Allora, Massimo, come possiamo, diciamo così, introdurre le novità dell'ultimo periodo? Beh, di novità ufficiali non ce ne sono ancora perché aspettiamo tutti la legge di bilancio, però tra circolari, tra prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate si stanno delineando comunque degli scenari che per certi versi sono molto, molto attenti, molto ben accetti, perché comunque si cerca già di fare un controllo, no, su quelli che sono i costi, su quelli che sono i computi, eccetera. D'altra parte però chiaramente rallenta un po' tutta l'attività, perché la stessa Agenzia delle Entrate per un certo periodo ha bloccato il suo sito istituzionale, quindi non i fiscalisti, i commercialisti comunque non potevano più procedere con l'invio o la trasmissione di alcune pratiche. Di conseguenza gli istituti che vanno o che andranno comunque a monetizzare i crediti che le imprese si sono ritrovati con un giusto riconoscimento nel proprio cassetto fiscale, ahimè, hanno anche loro bloccato questa monetizzazione, quindi hanno rallentato un po' tutta l'attività. Quindi in termini molto, magari fino a qualche mese fa c'era una procedura più snella, più definita, oggi c'è una procedura magari che è in fase di modifica, di definizione, e ognuno che chiaramente ha un po' rallentato, cioè dagli addetti agli operatori, ai fiscalisti, ai professionisti e chi poi per ultimo sconta il credito, che sono le banche, le poste, le finanziarie, eccetera. Ecco, quindi. Certo. Allora, voglio subito coinvolgere anche l'ingegner Cremilli, che appunto è venuto a trovarci, quindi sfruttiamo la sua competenza. Da ingegnere, facciamo anche un po' di cappello introduttivo iniziale. È un caos, vero? Questo mondo dei bonus. Molto. Ci mancava? Sì, ci mancava molto. Sì, abbiamo accolto con favore questo momento di grande caos e confusione, perché eravamo un po' tranquilli, un po' troppo. E quindi, no, ben venga, il decreto rilancio ha portato effettivamente un rilancio, no, a favore di tutti gli addetti del settore, un grande sviluppo, gli studi sono ingranditi, eccetera. Il fatto vero è che purtroppo, come capita spesso, adesso facciamo un po' il pistolotto, nei grandi manager in realtà condannano l'incentivo, perché l'incentivo non è altro che un modo di drogare il mercato, no? E questo purtroppo si sapeva che sarebbe successo, quindi aumentare i prezzi, aumentare i tempi di attesa, gonfiare, no, alcuni conti economici. Questo ha portato sicuramente favore, ma anche molta confusione, sovraccarico per tutti, perché, come ben saprete, insomma, sono finiti i tecnici, sono finite le imprese, sono finiti i ponteggi, sono finiti i materiali. Abbiamo fatto risuonare l'allarme da questi attese, schermi. Attese abnormi per qualsiasi tipo di materiale. Oggi serramenti mi sembra che siamo intorno a 120 giorni, sì, se non di mesi. Più. Quindi anche peggio, insomma. Cioè, è sbagliato dire che chi vuole iniziare oggi a pensare di entrare a approfittare, diciamo così, di qualcuno di questi bonus, è meglio che lasci perdere? Ad oggi, ancora, se uno deve partire. Sulle leoni familiari sì. Meglio, vero? Perché comunque discutevo col commercialista proprio stamattina, in effetti il limite che dovrebbe essere introdotto dalla finanziaria, cioè leoni familiari che non hanno ancora concluso i lavori al 30 giugno 2020, lavori e pagamenti in realtà, perché ricordiamoci che il credito fiscale matura sempre in corrispondenza del pagamento con bonifico parlante. Quindi le scadenze fiscali sono al 31-12, in questo caso sarà il 30 giugno per le unifamiliari, perché i proprietari di unifamiliari con un ISEE superiore a 25.000 euro non potranno più usufruire del super bonus, quindi
magari sono arrivati al 60% dei lavori col super bonus, il restante 40% invece lo fanno rientrare nei bonus, quelli diciamo tradizionali antecedenti, con le ipotesi che ci sono ancora in attesa di conferma, di far passare il 50 al 75%, cioè ci sono moltissime informazioni ancora da chiarire. Quel che è trapelato insomma dalle anticipazioni della finanziaria è che nel 2022 si potrà andare avanti con i lavori di ristrutturazione fino al 30 giugno per le unifamiliari, oltre anche per unifamiliari con un ISEE totale dei proprietari inferiore a 25.000 euro, che tutto sommato, entrando anche il patrimonio nell'ISEE, è difficile riuscire a stare entro questi tetti obiettivamente. Mentre per i condomini e le plurifamiliari i limiti sono stati estesi, con però dei paletti di avanzamento lavori almeno al 60%. Adesso non vorrei fare della propaganda al contrario, però il 60% di lavori su una bifamiliare significa averli praticamente finiti. Cioè dei casi pratici, che stiamo affrontando, il 40% può essere costituito semplicemente dai serramenti, che sono l'elemento finale che ci mette più tempo, certo, ad arrivare, e che è l'ultimo che viene installato. Quindi vuol dire che io al 30 giugno, anche se è una plurifamiliare, posso estendere i lavori fino al 31 dicembre del 2022, ma avendo raggiunto il 60% il 30 giugno, cioè avendo fatto ponteggio, cappotto, impianto termico, eccetera, quindi per coprire il 60% e lasciare, ad esempio, i serramenti fuori dal computo. Che, quindi diciamo che è abbastanza che pesante. Che rientrano eventualmente perché ha aspettato così tanto tempo, ecco, no? Cioè, mi riferisco a quello che dicevi tu, cioè chi vuole iniziare oggi, certo, no? Ecco. È vero che dal luglio 2020 a oggi di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanto, ma soprattutto anche tante disposizioni che sono cambiate nel tempo. Io mi ricordo che subito, pronti partenza via, già a fine agosto del 2020 avevamo iniziato i primi sopralluoghi, i primi studi, il famoso salto delle due classi. Ecco, c'era un'impostazione, c'erano delle regole che nel corso di questo anno e mezzo, cioè fino ad arrivare agli ultimi giorni, comunque ha subito molte modifiche, ecco. Non ultimo tutto quello che è successo con il decreto semplificazione del giugno, dove ha veramente semplificato, ecco, perché prima sembrava quasi un'utopia, perché si parlava di verifica della conformità urbanistica, edilizia dell'immobile, ecco, quindi c'erano, mi ricordo, più di 40 documenti da preparare, cioè, c'era un po', no, tutta questa, comunque è cambiato, si è semplificato. Oggi iniziare un percorso così, mi rendo conto che da parte del contribuente sia alquanto difficile. Oggi col 110 si è chiarito l'aspetto burocratico, quindi l'aspetto normativo, per cui finalmente c'è un percorso ben definito e anche molto semplificato. Il problema chiaramente è poi tutto quello che richiede, cioè l'applicazione, no, di questa attività, dai professionisti che comunque sono tutti sotto pressione, stracarichi di lavoro, per non parlare delle imprese, per non parlare della carenza di materiali, dell'aumento dei costi e soprattutto della voglia, no, da parte del contribuente di ottenere. Quindi non sempre magari il contribuente capisce tutti gli sforzi che il professionista / impresa sta facendo, perché comunque lavorare con questi ritmi, con queste incognite, non è facile per nessuno. L'incognita maggiore anche, ne parlavamo proprio prima dell'inizio di questa trasmissione, Riccardo, è proprio anche questa circolare di qualche giorno fa dell'agenzia, no, che chiarisce anche un attimo i costi sostenuti nel 2021, comunque nell'anno, che probabilmente potrebbero non essere riconosciuti e voluti dagli istituti di credito, cioè quindi le imprese si troverebbero comunque a non poter monetizzare una parte di questi crediti perché non si è raggiunto il 30% del saldo, cioè quindi ci sono dei meccanismi che si stanno definendo, ma che comunque
danno ancora molte insidie. Ecco, molte insidie, proprio perché mettevi in ballo insomma l'ingegnere, no, che è qui con noi, e dopo vedremo questa circolare dell'Agenzia delle Entrate che abbiamo. Chiedo un commento rapidissimo sul fatto che questi bonus partono, hanno due obiettivi, no? Quello di cercare di migliorare la situazione a livello ambientale, perché poi nasce tutto da lì, no? Perché poi il tema principale è quello di avanzare almeno di due classi energetiche, e l'altro tema è quello di rinnovare insomma anche le nostre città, rinnovare le case. Era lo strumento giusto? Cioè, è lo strumento giusto? Una domanda difficile, lo so, ma stiamo per andare in pubblicità. Okay. Magari giusto un sì o un no e poi riprendiamo da questo. O ni. No, Nino mi piace, Nino mi è piaciuto. Sì, è uno degli strumenti che potevano essere utilizzati. Allora, mi pare di capire che poteva essere utilizzato meglio. Sì, sì. Allora, però noi facciamo una breve pausa e poi torniamo e partiamo proprio da questo concetto, poi andiamo a vedere la circolare e le vostre domande, tra poco. Rieccoci insieme, 110 Lab, speciale bonus edilizia 110%. Allora, avevo appena insomma chiacchierato un po' con l'ingegner Cremilli, parlavamo appunto della utilità di questi bonus. Chiaramente sono molto utili, probabilmente si potevano prevedere delle cose. Prima le ha citate proprio lei, noi con Cairoli le abbiamo citate anche nelle settimane scorse. Mancano ponteggi, mancano materie prime, i prezzi sono andati alle stelle. Questo si poteva prevedere forse? Sì. Sì, sicuramente, è sempre stato così. Chi si occupa di attività legate anche alla sostenibilità, dove c'è sempre stato l'intervento dei bonus, degli incentivi, col fotovoltaico, io per esempio ho lavorato tantissimo col bonus del fotovoltaico, incentivi del fotovoltaico, ricordo un dicembre 2010 di terrore dove erano uscite le tariffe nuove per il 2011, tutti si sono spaventati, hanno fatto la corsa a finire nel 2010. Il decreto di agosto successivo aveva dato gli incentivi a tutti quelli che comunque dichiaravano l'impianto finito, e noi a dicembre abbiamo fatto un numero di pratiche pari a quelle che facevamo in un anno e mezzo fino a poco tempo prima. Quindi quello è stato molto pesante, ha causato una decrescita dei prezzi per i produttori e però diciamo un'impennata di richieste, anche di nuovo di scarsa disponibilità, eccetera. In questo caso è stato pensato, secondo me, in maniera intelligente come criterio. Nel senso che il salto delle classi energetiche, che addirittura con una delle prime revisioni qualcuno chiedeva che venisse abolito perché fosse un limite troppo restrittivo, in realtà è abbastanza facile da superare. Non dimentichiamoci che in Italia il 70%, se non più, del parco edilizio necessita di riqualificazione energetica. Siccome ovviamente a causa della crisi, comunque delle scarse disponibilità personali, nessuno è in grado di sostenere oggi in proprio un intervento da 150-200.000 euro di ristrutturazione per rimettere a posto, come si sta facendo col super bonus, la propria abitazione, diciamo il tema, il motu dell'operazione è sicuramente valido. Il fatto di concedere 110 permette all'istituto di credito di acquistarlo con un vantaggio economico non indifferente, questa cosa qui non si può non mettere in evidenza, no? Perché un tasso di attualizzazione, gli istituti di credito ritirano quello che vale 110 pagandolo il 90 e qualcosa per cento, che fa 102, no? Quindi il cliente addirittura dice: oh, ho speso 100, mi danno 102, mi danno anche i soldi, mi danno anche dei soldi. In realtà è fatto apposta questo 2 per permettermi di pagare una quota magari degli oneri finanziari che sono necessari per portare avanti tutta la pratica. Quindi il vantaggio è per tutti, perché il cittadino ottiene un rinnovamento dell'abitazione con, non dimentichiamo il tema, diciamo, tecnico di partenza. Noi facciamo degli studi di fattibilità dove l'indice di prestazione di un edificio passa da un valore di 400 kWh a metro quadro anno, diciamo 400, che è un indice del consumo, del fabbisogno dell'edificio in termini energetici, a 100, 120, cioè parliamo di ridurre la richiesta di energia primaria, cioè quanto gas, quanta energia elettrica, quante ore di bici devo pedalare per fare energia elettrica, energia primaria in ingresso nel sistema edificio, mi ritroverò dopo questo intervento. Quindi non solo ho un intervento
che non pago, e adesso poi se volete parliamo anche di questo pago non pago, me lo trovo sostanzialmente regalato. In più, dopo, casa mia mi chiederà un quarto in alcuni casi, in alcuni casi la metà, in alcuni casi meno ancora di un quarto di energia in ingresso. Allora, facciamo un po' l'ingegnere, no? Passiamo alla parte, diciamo, più teorica. Riqualificare l'edificio significa spendere meno energia, ma significa avere meno emissioni di residui della combustione in atmosfera, meno innalzamento della temperatura, cioè è una cosa veramente di interesse pubblico. Certo. Questo tipo di intervento. Quindi purtroppo si sposta in questi casi molto, molto facilmente sul discorso dell'interesse finanziario, no? Alla crisi ha regalato il cliente che ti dice: ah, io però io non voglio spendere niente perché io non devo, deve essere gratis. Signore, deve essere gratis, va bene, cerchiamo di capire quali sono i parametri, perché immagino appunto avrete già affrontato i temi dei prezziari, dei prezzi massimi, sì, dei massimali, certo. IVA inclusa, non IVA inclusa. Ma io avevo capito che i 30.000 per l'impianto termico fossero solo per l'impianto, quindi mi sono fatto fare un preventivo dall'impiantista che mi ha fatto un preventivo di 27 più IVA. Bravo, adesso che il prezziario però te ne passa 15, vuol dire che quei 12 te li devi pagare. Certo. No? Quindi cerchiamo di capire che lo Stato non mi regala la Porsche, lo Stato mi regala, scusate la marca, ma però voglio dire... Ce ne manderanno una. Ce ne manderanno una, ok. No, lo Stato mi permette di eseguire dei lavori con un capitolato medio sufficiente a soddisfare i requisiti tecnici con le tecnologie che sono disponibili. Dal punto di vista della tecnologia, fino a poco tempo fa c'erano pochissime marche, per esempio, non faccio nomi, di produttori di generatori di calore, per esempio, quindi caldaie, pompe, sì, di calore, eccetera, che costruivano il sistema ibrido, che i puristi non amano perché mischiano le due fonti di energia, elettrico e gas. Ma in realtà in certe applicazioni, con un involucro non ottimo, con il riscaldamento a radiatori, eccetera, è la soluzione giusta, dove io mi posso regolare i consumi fra energia elettrica e gas a seconda di quanto magari il mio impianto fotovoltaico mi darà quotidianamente a favore della pompa di calore, no? Sono usciti nel giro degli ultimi 6 mesi, che io sappia, 10 marchi di produttori di sistemi di produzione di energia termica che hanno creato il loro prodotto, il loro sistema ibrido. Magari fino a poco tempo fa costruivano le macchine per il marchio più prestigioso, perché vi ricordo che moltissima tecnologia a marchio tedesco è costruita in Italia, nelle automobili, nelle caldaie, in un sacco di campi. Quindi spingiamo... Siamo anche bravi, quindi. Siamo anche bravi. Spingiamo il prodotto italiano in questo senso, certo, visto che è il governo italiano che ci ha dato il beneficio. Usiamolo bene, non aspettiamoci che sia sempre effettivamente gratis. C'è un piccolo tema, se volete possiamo affrontare il discorso di chi vuole iniziare adesso, cosa deve fare. Deve avere il denaro a disposizione. Ecco, quindi anche oggi, come vedete, noi vi diamo delle indicazioni, no? Certo. Indicazioni utili, che magari insomma non si trovano, quindi chi vuole iniziare oggi deve avere del denaro, no? Quindi una disponibilità economica. E a proposito di denaro, Cairoli, parliamo di come monetizzare il credito, allora, visto che abbiamo citato prima la circolare, andiamo un attimino a, sì, cercare di capire, così lo raccontiamo anche ai nostri telespettatori, facendo anche vedere il documento. Ma allora, su questo nulla è cambiato, perché comunque con il bonus c'è la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, o il contribuente, se è capiente, può anche decidere di pagare lui lavoro e riconoscersi nel suo cassetto fiscale questo importo, per poi andarselo direttamente a scalare dagli anni successivi, 5 anni o 10 anni a seconda del tipo di credito, ecco, che, o di bonus, scusate, perché comunque il bonus 110 lo governi in 5 anni. Bonus ristrutturazione al 50, il bonus delle facciate 90% in 10 anni, chiaramente vuol dire oggi anticipo, pago per intero il lavoro, nei prossimi anni mi vado a riprendere questi soldi che oggi pago sotto forma di
appunto riconoscimento, non pago le tasse perché me le vado a scalare dal mio cassetto fiscale. Certo. Ecco, quindi il chiarimento che c'è stato, parliamo anche del bonus 90 a questo punto, perché comunque anche il bonus 90, ma soprattutto questo, ha avuto un rallentamento, perché comunque l'11 novembre, quindi meno di 3 settimane fa, questo decreto antifrode ha fatto sì che venga richiesto da parte di un professionista che le spese siano documentate, siano congrue, siano asseverate. Ecco. Quindi un importo per il rifacimento di una facciata deve essere sostenuto da un computometrico che deve richiamare dei prezzi che sono riconosciuti da un preziario DEI o preziario regionale. Sembra e stiamo attendendo un terzo listino che potrebbe essere identificato, dove vengono dati anche dei prezzi, perché comunque questo c'è successo di trovare dei prezzi di mercato, vedi ponteggi, più alti rispetto a quello che invece un preziario DEI, un preziario regionale lo indica. Cioè, quindi quel computo metrico lì, nonostante un'asseverazione, nonostante comunque una congruità dei prezzi, tra virgolette è drogato, perché non dà un prezzo più basso rispetto a quello che effettivamente, certo, costa oggi, ecco, no? Ma anche solo l'acquisto del legno, ecco, perché anche le materie prime hanno subito degli incrementi importanti. Oggi il legno è leggermente in discesa, ecco, ma fino a giugno da 500 euro al metro cubo si arrivava a 1100-1200 euro, ecco, quindi oggi forse qualche falegnameria è sotto i 1000 euro, ma è minimo comunque, certo, l'abbassamento. Io voglio tornare, scusa se ti interrompo, prego. Quel documento che abbiamo fatto, sì, vedere, allora, quella circolare, esatto, perché ingegnere, una circolare così apre scenari di dubbio? Cioè, nel senso, chiarisce o apre ulteriori scenari, insomma, che lasciano un po' perplessi? Allora, questo documento è comparso ieri sui portali di alcune delle società che gestiscono, validano la pratica di cessione del credito fiscale, e interpretano questa circolare dell'Agenzia delle Entrate di qualche settimana fa, di cui stiamo ancora aspettando le evoluzioni, fra cui un decreto del Ministero della Transizione Ecologica. Di fatto però pare che sia stato sancito che se non sono certificati gli avanzamenti lavori del 30 o del 60% o la fine lavori relativi all'anno fiscale in corso, la quota di credito delle spese di quest'anno viene non persa, ma non viene più ritirata dall'istituto bancario. Facciamo un esempio. Abbiamo un cantiere di 100.000 euro, per dire, o di 1 milione di euro, diciamo tanto è uguale. Io devo riuscire a documentare di aver coperto almeno 33.000 euro di lavori entro fine del 2021, con la trasmissione della pratica di asseverazione all'Enea, con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione di cessione del credito. Questo significa che i lavori devono essere veramente realizzati e che devono essere stati eseguiti anche i bonifici parlanti. In mancanza di questo adempimento, la quota di spesa che io ho sostenuto non sarà ammessa alla detrazione, al ritiro da parte della banca, per solo per l'anno 2021. Cioè, io ho un cantiere di 100.000, ne ho spesi 35, sì, ho fatto il SAL, il mio tecnico asseveratore ha fatto il SAL, sono stati fatti i bonifici, la banca mi ritirerà la somma equivalente a questi tipi di a questo quantitativo di lavori svolti e pagati nel 2021. Se io ho svolto solo e pagato 20.000 euro di questi lavori, perché non sono riuscito per vari mille motivi ad arrivare a questo famoso, a questo 30%, io non ho perso la detrazione fiscale, ma il quinto della detrazione corrispondente ai 20.000, quindi 20.000 per 110 fa 22.000, un quinto, aiuto,
quindi 4.250 euro forse, non saranno ritirati dall'istituto bancario, ma li dovrò detrarre dalle mie imposte. Certo. Non sono persi, non vengono più ritirati. Okay? Allora l'utente che dice, però io non volevo usufruire del credito, volevo cederlo tutto, attenzione perché questa quota qua di spesa non viene riconosciuta, quindi deve essere assolutamente raggiunto lo stato di avanzamento lavori, che sia del 30 o del 60% o della fine lavori come concesso comunque dal decreto rilancio. Quindi tema molto importante, attenzione, perché chi non ha ancora iniziato a spendere è bene che inizi a spendere dal 2022, che certo, aspetti ancora questo mese. Chi ha iniziato a spendere è bene che riesca ad arrivare al 30% facendo fare l'asseverazione e facendo i bonifici parlanti. Entro il 31-12 poi la pratica può essere caricata nel mese successivo. Ecco, ti faccio una domanda io. Quando parli di bonifici parlanti, però abbiamo finito a cosa il tempo, ti riferisci velocemente? Velocissimamente. I bonifici parlanti sono quelli che generano il credito fiscale. Quindi se io pago una fattura di un lavoro di ristrutturazione con un bonifico ordinario, senza utilizzare una dicitura particolare e una procedura bancaria che me lo certifica, non lascia traccia sul cassetto fiscale dell'avvenuto pagamento e quindi non genera il credito fiscale. Grazie ingegner Cremilli. Grazie a voi. Grazie Cairoli. Buonasera a tutti. Grazie a voi soprattutto per aver seguito 110 Lab. Alla prossima puntata.